Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una prova su strada di questa bellissima Ford Focus del 2019, una vettura con motorizzazione 1.5 turbo diesel a iniezione con 120 cavalli. Questa è la versione già restyling, quindi il nuovo modello, ed è un Euro 6 chiaramente. Adesso facciamo la solita prova su strada, quindi partiamo subito dall'interno del Ora nostro deve essere andato autosalone. per dei pezzi. Partenza regolare, nessuna vibrazione sulla macchina. È un allestimento in versione business. Quindi qua troviamo un bel po' di accessori. Come potete vedere già dal monitor, sensori di parcheggio anteriore e posteriori. Questa è la versione con cambio manuale a 6 rapporti ed è una vettura che ha percorso 150.000 km. Come vi dicevo, è un allestimento business, quindi è ben accessoriata. Troviamo comunque tutto l'info telematico della radio e del monitor centrale touch con sistema di navigazione. Le app Connect ci sono su due ingressi USB, uno nel bracciolo centrale e uno sotto il climatizzatore che troviamo in elettronico semiautomatico. Questa è una vettura molto fluida e molto spaziosa come interni, anche come capacità di bagagliaio. Mandi al volante attivi, quindi troviamo cruise control con limitatore di velocità, i comandi audio al volante sulla parte destra e computerino di bordo, quindi anche Bluetooth attivo chiaramente. All'Apple CarPlay, quindi potete collegare anche il vostro telefono sia tramite Bluetooth che tramite cavetto USB. Sempre parlando degli accessori interni, abbiamo comunque anche il sensore crepuscolare, quindi luci con accensione automatica, che sono comunque sempre comodi. Styling molto bello. Un altro accessorio molto importante che va della sicurezza sempre del veicolo su strada è la Line Assist. Quindi il mantenimento della corsia. Altra funzione da non poco conto è il rilevatore dei segnali stradali. Quindi vi dà una mano che è molto importante oggi con tutti i tutor che ci sono in giro. Vi dà una mano per quanto riguarda, la segnaletica stradale, vi indica a che velocità andare, cioè che velocità non superare. In accelerazione è fantastica. È un motore molto equilibrato. Per quanto riguarda invece la funzionalità esterna degli specchietti, abbiamo la regolazione elettronica ed ha anche la funzione di abbattimento elettronico, oltre chiaramente al discorso della funzione di riscaldamento. Anche questa vettura, come
ormai la maggior parte delle nostre vetture all'interno del nostro salone a leva esposta, quindi c'è la possibilità di avere l'IVA agevolata al 4% per chi ce l'ha, oppure per chi magari ha una partita IVA, di scaricare parzialmente anche i costi del veicolo, che non è una cosa da poco. A livello di consumi, anche questa è una vettura che mediamente, a usarla male, secondo me fate i 20-22 km con 1 litro, quindi i 1000-1200 km anche con questa, con un pieno, li fate tranquillamente. Gli interni sono in ottime condizioni, come potete vedere anche il volante, poi lo noterete ancora di più anche dalle foto che pubblicheremo sul nostro sito. È tutto molto ben tenuto. Vi ricordo comunque sempre che le nostre vetture vengono comunque igienizzate, vengono ricondizionate, quindi magari qualche righettina, lucidatura di carrozzeria viene fatta sempre. Chiaro, non sono macchine nuove, quindi l'insegnettino si trova comunque sempre. Ma nel complesso è una macchina molto molto bella, si guida veramente benissimo, su strada è, guarda, dritta, incredibile. Anche sulle strade con un asfalto comunque che fa, diciamo, un po' schifo, non dà segni di sbandamento, nulla. Treno di stazionamento elettronico, altra cosa comunque molto comoda. In ultimo vi voglio ricordare come sempre di visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com, dove troverete comunque sempre tutte le informazioni complete dei nostri veicoli, tra cui anche questa ovviamente. Tutta la scheda tecnica del veicolo, quindi con consumi, lunghezza, larghezza, peso complessivo anche per il traino. I nostri recapiti telefonici, logicamente, anche il nostro indirizzo email. Per qualsiasi informazione vi invito come sempre a chiamarci oppure a scriverci. E come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!